King Slave Corporation e siamo qui per la seconda parte di God of War. Continuiamo. L'ultima volta ci siamo lasciati che abbiamo raccolto abbastanza collezionabili, abbiamo battuto lo sconosciuto. Niente, andiamo avanti. Con tanto di raffreddore. Io spero che tutto questo stia registrando. Vediamo un po'. Cos'è successo? Vediamo un po'. Si sente? Ok, si sente. A posto così. Beh, signori, che dire? Proseguiamo. Un scontro con Baldo. Sì, vabbè, tanto l'avete già visto nel gioco, quindi. Lo scontro con Baldur, lo sconosciuto. E Chi è? niente, andiamo avanti. Non lo so. Cosa voleva da me? Non siamo nessuno. Lo hai ucciso. Ho fatto quello che serviva. Vuoi morire? Non lasciarmi più solo. Va bene. Va bene. Hai già ucciso delle persone, vero? Salve, buonasera. Sei abituato. Se serve per sopravvivere. Gli animali va bene. Sono cibo. I droghe sono già morti. Ma le persone, anche loro vogliono sopravvivere. Chiudi il tuo cuore. Nel nostro viaggio saremo assaliti da creature di ogni tipo. Chiudi il cuore alla loro disperazione. Chiudi il cuore alla loro sofferenza. Non puoi permetterti di provare pietà per loro. Loro non ne avranno per te. Capito. Ok. È sempre stato qui. Mi puoi dare una mano? Posso avere una visuale migliore. Sempre la visuale. Buona idea. Ok, vai. Fatto. Vai, ragazzo. Sì, papà. Non essere timido se vuoi, puoi scrivere. Scusate ragazzi, ma devo Padre, fare una cosa. Faremo altri incontri. Sì. Amici? No. Vorranno rapinarci? Forse. Sì. No. Un momento ragazzi,
Ok. Sono in live. No. Intanto mi soffio il naso. Guarda, per tutto il tempo un cerchio di alberi magici ha protetto il bosco. Ma laggiù il cerchio è interrotto. Li hai tagliati tu? Ha scelto lei quelli da usare per la sua pira. E perché l'ha fatto? Andiamo. Basta pensare al passato. Ok, andiamo. Mi ricordo, ragazzi, di seguirmi su YouTube, su Instagram. Quindi, e soprattutto su Twitch. Quando arriveremo sulla montagna? Non lo so. Prima dell'inverno? Non lo so. Ok, ok. Non ci vede. Tiro la freccia. Al mio segnale. Canista! E non rialzare. Vuoi aiutarmi a distrarli? Concentrati su quelli di cui non mi occupo io, ma solo quando non è rischioso. Va bene. Ragazzo, di qua. Sì. C'è un villaggio Jotnar. Jotnar? Gigante. Conosce altre lingue? Un po'. Solo quelle che sapeva mamma. Ma sono tutte collegate.
Quindi a volte riesco a capire cose che non dovrei sapere, sai? Cadenza ai tiri, la precisione non ha fretta. Sì. Ho visto che c'ho abbastanza. Hai visto? Potenzialo pure, dai. Wow, ma come hai fatto? Forse possiamo passare di qui. Corvo. Ah, davvero, ok. Forza. Grazie. Ecco la montagna, andiamo. Aspetta. È a posto. Vedi? Ragazzi, da tanto non so come si gioco. Padre, aiuto! Tieni duro! Presto! Non ce la faccio! Stai calmo! Ci sono quasi! Non ci è andata male! Vacci piano! La fretta ci costerà cara! Scusa! Altri droghi. Non si muovono. Sono morti. Cioè, più morti. Ragazzo. Non sono per niente morti. Ricordo, preciso e senza fretta. E non rialza. Leggi. Oh, un tempo era un mercato. I giganti venivano per commerciare con gli dei tanto tempo fa. Chissà, forse anche udibile. Butta qualcosa dal muro, lassù! Sta sbucando dal muro! Oh, my God.
Ehi, hai sentito? Che cos'è? Vedremo. Restami vicino. Cos'è? Andiamo verso quel campo pauroso. Continuo a non capire perché quell'uomo ti ha aggredito a casa. Te l'ho detto, ragazzo, non ne so niente. Ecco come si fa a scendere. Canista! Pronto in attesa. Allora, vediamo un po'. Bella questa, certo che bella. Ehi, non è che magari le divine viaggiano in branco e che ci aspettano lassù e che sono arrabbiate. Ehi. Scusa, fantasticavo. Fantasticazzo. Guarda lassù. Dovremmo tornare lassù. Ma come? Seguimi. Oddio, ragazzi, sono molto detto. Allora, io vi dico che potete seguirmi su Twitch, su YouTube, su Instagram. Occhio! Suo nome è Rubin. Mamma me ne parlò. Un guerriero gigante fatto di pietra. Sembra che fosse una grande battaglia. Vedo Dino, Thor, perfino il serpente del mondo. Oh, Thor deve avergli spaccato la testa, vedi? Ma il corpo di Rubinir lo schiacciò. Che idiota. Ah!
Ragazzo, qui. Certo. Ho già visto questa lingua. Io li ammazzo se ci trovano, non ho paura. Se incontriamo degli uomini, ti terrei fuori, chiaro? Ma so combattere. Ti terrei fuori, ragazzo. Non parliamo più. Che cos'è qui? Oddio, ho stonato. Ho sbagliato da me. Padre, occhio! Siamo ancora in piedi. Atreus, qui! Sì, padre. Credi che sia sicuro qui? Questa puzza cos'è? Ora! Sono El Walker! Sono intatti, guardate! Qualcuno accenda i fuochi! Sigmund, i pugnali! Tutti questi giorni senza carne. Cosa? Noi? Dietro di me. E se mutassero come gli altri? Ci toccherà tenerli in vita e strappare via la carne, un poco per volta. Questa battaglia è solo mia. È un uomo solo! Oh!
segreto. No, niente. Niente, ragazzi, volevo far prendere lo spavento perché stavo in silenzio per un po', quindi... Aspetta qui. Me ne occuperò io. Allora concentrati. Dobbiamo trovare un'uscita. Scusate ragazzi. Trova qualcosa per tirarmi su. Ok. Atreus, la catena. La catena, ok. Sei ancora sconvolto. Non ci devi pensare. Poteva ucciderti. Lo so, dovevo farlo. Lo so bene, però... Però si torna a casa. Però si torna a casa. Cosa? Arrendersi così facilmente. E siamo appena partiti. Ehi, un momento. Io non mi arrendo. Ce la faccio. Devo solo... riprendere fiato. Andiamo. Sono pronto. Oh, salve. Come va? Un nuovo visitatore. Ma chi sarà mai? Ascoltami, un bravo guerriero non deve impietosirsi del nemico. La strada che ci aspetta è lunga e implacabile. Non è per ragazzi, ma solo per guerrieri. Ho capito. Puoi scrivere qualunque cosa, tranquillo, tanto è una live passatempo, quindi... Questa stupida bestia si rifiuta di attraversare il ponte. Ha paura di qualcosa che ha visto tra gli alberi. E di che cosa?
Padre, lancia l'ascia sugli alberi dall'altra parte del ponte. Quelli con il tronco bianco. Avevi ragione. Ehi! Tu sì che sei un tipo in gamba, ragazzo. Sei un ragazzo, giusto? Ah! Ha un nome. Che ne so? Questa maleducata non ha chiesto il mio e quindi io non ho chiesto il suo. E il tuo? BROK. Vera Logan. Senti, so che tu non ci crederai, ma quell'ascia che hai, sono stato io a costruirla, insieme a mio fratello. È una delle migliori. Quindi non lasciare che nessuno ci metta le mani tranne noi due. Devi trattarla in modo speciale, o si rovinerà irreparabilmente. Potrai potenziarla ora, se la cosa ti aggrada, figlio di puttana. Che ne dici? Ah! Hai ragione. Io non ti credo. Andiamo. C'è una runa a forma di forcone lì sul manico. Ah, di corbicchia. Era il marchio mio e di mio fratello prima che ci dividessimo. Ho la mia metà qui, vedi? Allora, vuoi che la potenzi o no? Va bene. Mi aspetto un miglioramento. E dov'è l'altra metà del marchio? Oh, ce l'ha il mio stupido fratello. Ma a me è rimasto il talento, vedi? Che cosa volete? Bella, bella. Ah, finalmente mi ha scritto qualcuno. Sono veramente contento. Dimmi pure, ragazzo. Mi sono commosso, eh. Hai in mente qualcos'altro? Che qualità! Tra l'altro mi ha scritto il Gesù di Latina. Non voglio indagare. Allora. Fea. Il tuo sorriso è un'arma vincente, ma perché rischiare? Intanto mi sono fennato, ragazzi, come ben saprete ho un'allergia alla vita, no scherzo. Sono allergico, vabbè. Alla primavera, quindi. Che cosa vuoi? Ops. Chiedo scusa. No, io non sono di Latina. Sono di Civita Vecchia. Allora. A volte Atreus trova piede curativo quando perde il ferito. No. Vabbè, creiamo questo. Essere dei tappeti è un'armatura naturale. C'è tempo per te. Sai che cosa vuoi? Hai qualcosa in mente? Ok. Non guardare ora, ma sono tornati i nostri amici che si nascondevano tra gli alberi. Dacci dentro con quell'ascia. C'è posto per me, la tieni. No, basta, tu non rompa qualcosa. Cosa ne pensi del mio ritorno?
decente. Sai cos'è decente? Quel lavoro di piede. È stato la merda? Non so se... Questa strada porta alla montagna. La direzione dovrebbe essere quella. Ancora un'occhiata al negozio. Mi hai lasciato solo. È vero. Persone a parte. Tutto il resto lo combatti finché non ti fermo o siamo morti. Capito? Impegnati o torniamo a casa. Ho capito. Beh. Oh, aspetta. Siamo di nuovo qui. Beh, se vuoi scrivere ancora un altro po', non c'è problema, eh. Parliamo un po', chiacchieriamo. Ma che argomento? Non l'avevo proprio visto. Brok. Che altro ti serve? Perché tuo fratello ha metà marchio? Perché non ho più rapporti di lavoro con quel leccapiedi, capito? Non gliel'avrei mai fatto usare senza di me. E lui lo stesso. Così, l'unica cosa da fare era dividere in due il marchio, 50-50. È l'ultima cosa su cui siamo stati d'accordo. No, caro, vuoi che ti abbraccio? Sparisci! Scusa. Purtroppo. Fate molta attenzione, voi due! Le strade brulicano di orde di morti, più del solito, ultimamente. L'abbiamo notata. Hai idea di dove vengono? Forse non c'è più posto in El. O forse Odino fomenta disordini. O magari si sono persi. Perché non glielo chiedi tu quando ti staccheranno la faccia a morsi? Allora staremo attenti. Fate bene. Bene, sono contento. È una bella console, eh. Ha un bel design, molto carino, molto carino. No, continuiamo a usare questo. E niente, vabbè, sono contento. Io non vedo l'ora che esca God of War 2. Però vabbè. Allora. Ma non posso prendermi niente. Qui invece? Spezza guardia. No, meglio questo. Ok. Mi soffio il naso. Disgustoso, lo so. Ma questa primavera mi sta uccidendo. Niente, proseguiamo. Vieni. È stato un piacere. Penserà un nome per la tua bestia. E se la chiamassi grazie al cazzo? Ehi, grazie al cazzo, vieni qui. Mi ricordo di seguirmi su Instagram. No! Ehi, pure. Occhi aperti, laggiù. Sempre con Kinder Corporation. Se vuoi invita i tuoi amici, io faccio solo Twitch per passatempo, quindi... Di qua. È una cosa seria. Ah!
Sembra invitante. Aspetta lì. Bella scoperta. Non ci farò ammazzare. Di qua. Siamo tornati qui.
non sono mai stato così vicino alla montagna. Sembra enorme. Vorrei che mamma la vedesse. Andiamo. Allora, signori, io direi che la live può finire qui, anche perché sto un po' malino, quindi mi riposo un po'. Ringrazio il Gesù di Latina che mi ha tenuto un po' di compagnia. Tra l'altro vi ricordo, mentre salvo la partita, di seguirmi sul canale YouTube Kingslave Corporation, su Twitch sempre come Kingslave Corporation e su Instagram sempre come Kingslave Corporation. Niente, questa live verrà salvata finalmente e questa live verrà caricata su YouTube. Io del resto vi saluto, buon viaggio. No, non è vero. Alla prossima e niente. Ciao.